Sono scesi in strada accompagnati dai propri figli dipendenti del Disney Store di Via Toledo a Napoli per protestare contro la decisione dell'azienda di chiudere i negozi in tutta Italia puntando su altri canali distributivi. Il punto vendita partenopeo è aperto da 21 anni e dà lavoro a 23 addetti, prevalentemente donne. Accanto ai lavoratori anche i sindacati. Dura la denuncia del segretario generale CGIL Napoli e Campania Nicola Ricci. Siamo qua per dire che il prezzo del Covid e della pandemia non la possono pagare i lavoratori. La catena internazionale Disney decide di chiudere i 15 punti vendita in Italia, chiude due in Campania e questo di Napoli è emblematico. Noi combatteremo fino alla fine perché vanno tutelati i lavoratori e vanno ovviamente riviste le scelte strategiche sbagliate di favorire l'e-commerce e le vendite là di vano. Vanno tutelate le famiglie, vanno tutelate queste maestranze e saremo qui per una serie di iniziative da oggi fino a quando non rivedranno le posizioni. Disney e il mondo internazionale. Da fiaba a incubo anche per la segretaria generale della Filcams CGIL Campania, che parla di una scelta sciacalla. Siamo in piazza per dire no a questa scelta sciacalla da parte di una struttura dell'ennesima multinazionale che sceglie l'e-commerce alla vendita diretta e quindi spezza le favole dei bambini che ci ha sempre raccontato. Siamo qui con le mamme e con i papà e con i propri figli per dire che è un no che la città di Napoli dice a prescindere.